Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione e questa è la mia... Ma è ancora in piena rivalutazione, Caverna? Pensavo che avesse finito di essere in piena rivalutazione. In questa brevissima lista ho cercato di analizzare... Vediamo, perché secondo me ci sarà da tiltare in questa lista. Bugazzi! Ruba proprio tutto, ora si mette a fare anche lo streamer. Ti rubi i contenuti da solo, merdaccia? Questa merda! Da quando è che streami, Bugozzi? Non fate spoiler in chat perché vi banno, ragazzi, ve lo dico, eh. Se arrivano spoiler della top in chat, banno direttamente, neanche senza sospendere. Certo, ci sono tantissimi altri manga che mi sono piaciuti quasi quanto questi, ma nella lista della top 10 ci sono soltanto quelli che ho letto di più, amato di più e che hanno lasciato qualcosa nel mio animo. Quindi che altro dire se non cominciamo questa top 10 shonen manga di Caverna di Platone. C'è stato un momento nella storia umana moderna che ha diviso il mondo tra sicuro e non sicuro. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, la paura di un nemico invisibile dall'altra parte del mondo si è fatta concreta e palpabile, risultando in allarmismi di cui ancora oggi percepiamo gli strascichi. Nessun altro manga è riuscito a condensare lo zeitgeist di quel momento storico come Death Note. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Ma cosa c'entra Death Note con l'11 settembre? Cioè, sicuramente c'entra nel fatto che comunque The Light effettivamente diventa un pochino un terrorista, mette in subbuglio tutto il Giappone e quindi può essere visto in quel modo, però non mi sembra che abbia più di tanto attinenza con l'11 settembre di per sé e con l'isteria di massa che era giustamente anche poi un po' che si era sparsa nel mondo. Beh, vediamo, vabbè, Death Note, so, non lo so, con tutti i manga belli shonen, Death Note ci sta, nel senso ci sta, ci mancherebbe, è un bel manga, io l'ho sempre detto, a me piace, non è che lo schifo Death Note, tutt'altro, però vediamo. Il manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata è un'opera di media complessità che interroga costantemente il lettore sull'eticità della sicurezza a tutti i costi. Disegnato con uno stile preciso e raffinato, fa uso di un'ampia gamma di trucchi fotografici per reggere la velocità della produzione su rivista. Il racconto sostituisce il classico scontro muscolare per mettere in scena una lotta tra cervelli. Questo come professional, Caverna, che ci ha messo anche il copyright sotto. Baltamento è presente anche nell'immedesimazione. Il protagonista del racconto è un liceale brillante ma svogliato, che ottiene il potere di uccidere chiunque voglia, a patto di rispettare alcune regole. L'antagonista è un detective, a dir poco geniale, che non si fa scrupoli a travalicare la legge pur di giungere alla verità. I metodi dei buoni non sembrano tanto diversi da quelli dei cattivi. D'altronde, nello yin c'è un po' di bianco e nello yang c'è un po' di nero. Di fronte al pericolo di un terrorista che uccide dall'alto della sua superiorità morale, fin dove siamo disposti a spingerci per far sì che la giustizia... Ma perché terrorista? Scusate, non è un terrorista light, è un ripulitore di feccia. Quindi non può essere uguale a un terrorista. Un terrorista agisce indiscriminatamente, che voi siate d'accordo o meno, ovviamente, con gli atti di Light Yagami, Kira, secondo me non può essere paragonato a un terrorista, perché comunque un terrorista agisce indiscriminatamente andando a colpire dei soggetti che non conosce, che non sa chi siano, totalmente randomici, mentre invece Light Yagami colpisce dei soggetti esattamente precisi, almeno all'inizio della storia. È vero, Blue Wire, che dici ripulisce anche per sua comodità, infatti dopo comincia a starmi sul cazzo proprio da quel momento lì, da quando comincia ad usare il suo potere non più per uno scopo che lui vedeva come divino, quindi comunque superiore al semplice, come posso dire, desiderio umano, ma appunto inizia anche a usare il suo potere proprio per scopi decisamente personali. Ma inizialmente il suo
la sua mission era totalmente, secondo me, condivisibile, perché spesso si condanna quel tipo di azione, quel tipo di pensiero, perché ovviamente vogliamo far capire, vogliamo far vedere agli altri che siamo buoni, che perdoniamo tutto, che abbiamo questo perdono cattolico dentro di noi. Ma in realtà, secondo me, tutte le persone che hanno dei veri sentimenti, dei veri ideali, forse agirebbero come Light Yagami avendo un Death Note, secondo me. La risposta resta al lettore, che dovrà scegliere da che parte stare, e l'urgenza di questa domanda costringe a prendere posizioni nette, generando per forza di cose molte discussioni di natura etica che sono le fondamenta del successo di questo manga moderno, ma già un classico. Una delle cose più belle di Death Note è proprio il fatto che abbia generato così tante discussioni, perché mi ricordo all'epoca anche in Italia c'era proprio... su Death Note se ne parlava ogni giorno, dovunque. Ma Caverna non criticava Death Note fino a ieri? Anche questa è una affermazione interessante. Gli anni 80 sono l'emblema di una chiara dispersione di quei valori, la cui risposta... Anni 80, valori di fratellanza, senseia. I ribelli con una causa, uniti a una forte dose di mitologia greca, diedero vita a Saint Seiya, un racconto traboccante di passione e spettacolarità. Il manga di Masami Kurumada è ricordato come una delle massime eredità del racconto me... Beh, secondo me Caverna sta mettendo molti manga che hanno avuto una grossa importanza storica, e anche per Saint Seiya è così. Io, per quanto lo adori, per quanto lo abbia amato da piccolo, veramente non lo potrei mai mettere nella top. Sicuramente l'ho messo negli esclusi dalla top, perché comunque sono molto legato, è stato importantissimo storicamente, però è invecchiato male, esatto, Mukashi, è invecchiato abbastanza male Saint Seiya. Se si parla di contestualizzarlo agli anni 80, ok, vi dico che comunque vedendo le tavole mi emoziono ancora, eh. Dando nel cuore dei ragazzi ancora più sfiducia di quanta non ce ne sia già. I soldati indecisi dovranno essere convinti non solo con le parole, ma a fatti dal loro generale. Posizione numero 8. Vediamo, vediamo. Questo è Dai, la grande avventura. Saghe videoludiche più famose hanno sempre cercato di far attecchire quelle dinamiche in altri media, come il manga. Raccontare la progressione tipica dei giochi di ruolo sembra facile con un mezzo come il manga, che trova la sua forza appunto nella serialità, ma non è scontato che venga bene a prescindere. Per farlo bene ci vuole un ensemble di autori dal tratto distintivo e accattivante, che sappia tradurre un mondo a forma di televisione per forza, darlo a chi gioca in tutt'altro campo. Ma un fortuito party di eroi è riuscito nell'impresa, dando vita a Dragon Quest, la grande avventura di Dai. Gli autori Riku Sanjo e Koji Inada prendono in prestito i design realizzati da Akira... Però, boh, secondo me la top di Caverna è molto, molto, molto nostalgica. Cioè, è molto nostalgica. Molto legata ai manga a cui era appassionato da ragazzo, da giovane... Credo che per ora io abbia fatto una top più oggettiva, forse. Nel senso che ho messo un pochino da parte la mia soggettività per quanto riguarda il gusto personale, e che c'era, naturalmente era assolutamente presente il mio gusto personale, ci mancherebbe altro. Fare una top senza il gusto personale è un'idiozia. Però magari con un pizzico di oggettività anche in più, di contestualizzazione, di... invece lui sta mettendo, secondo me, proprio le cose che gli sono piaciute di più, soprattutto da ragazzo. Toriyama per il brand videoludico, e riempiono le pagine di Shonen Jump con una serie avventurosa e a tratti profonda. A volte è difficile notarla, perché ci aspettiamo che la storia sia gloriosa o fragorosa come lo scoppio di una bomba, ma il più delle volte la storia, con la S maiuscola, è silenziosa. Se c'è una cosa che i manga shonen ci hanno insegnato, e ci hanno insegnato solo quello... Che merda, non è assolutamente vero. ...natosso sono legati indissolubilmente. L'uno sospinge l'altro, e quando funzionano bene insieme, il successo è assicurato. Perciò, quando ho letto Seven Deadly Sins, dove talvolta... Ma
Vabbè, ci ha messo un'opera recente, dai, intanto. Meliodas si intrufolava sotto la gonna di Elizabeth e talora faceva a pezzi i demoni con una scansione alla Dragon. Abbastanza a me, secondo me, però va bene, nel senso è la sua top personale, quindi... Ho capito di trovarmi di fronte a un manga che, sì, avrebbe fatto la storia. Nakaba Suzuki, nell'arco di 8 anni... Non sono sicuro che abbia fatto la storia, dai. ...compiuto quel balzo che pochi autori sanno fare. Quella transizione da classico a moderno che rende la tua opera... No, l'ha tolto, non ci credo, ragazzi. Com'è? L'indolenza non è certo una qualità attraverso la quale misureremo la grandezza di un eroe, al contrario ne valuteremo la meschinità. Lasciare che le cose accadano per poi porre rimedio è un atteggiamento che molti tra noi riterrebbero umiliante. Passare le giornate con la testa tra le nuvole senza doversi preoccupare troppo è un sintomo di sconnessione dalla realtà. Tutte queste caratteristiche sembrano molto negative se inquadrate da un solo punto di vista. Ma se invece ci trovassimo di fronte a una persona che professa la non-violenza, attraverso queste azioni non ci troveremo forse a giudicarla positiva? Certo, magari ci sembrerebbe sporco. Forse non completamente puro, secondo di buon cuore. Ma non è questo che siamo tutti. Non cerchiamo sempre di fare il nostro meglio anche... Shaman King? Potrebbe essere Shaman King? Se a volte non abbiamo la forza, la sostanza. Questo è quello che accade nella piccola, scintillante gemma di Ryuki Takei, Shaman King. Ma... Allora, ragazzi, a me Shaman King non è che stia piacendo così tanto. Cioè, lo ritengo molto carino, fin dove siamo arrivati, lo sto leggendo con piacere, però, boh, non lo so. Poi forse abbiamo un'idea diversa di shonen. Caverna è molto molto legato al battle shonen, infatti tutti sono battle shonen per ora, a parte Death Note, quindi lui è molto legato al genere di combattimento. Io, no. Ci sono alcuni che mi piacciono, ma non per forza. E infatti la mia top shonen è molto, 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 molto diversa da questa. Ma credo che per ora non ci sia neanche una posizione simile. La caratteristica più forte è proprio quella di offrire a tutti giusto rispetto per la propria fede. In Shaman King non importa chi sarà a vincere, anche perché lo sanno già tutti chi vincerà. L'importante è come far sì che il nuovo dio comprenda qual è il suo ruolo nel mondo, e non attraverso la forza, ma grazie al dialogo. Ok. Il conflitto che ha sfasciato nazioni e cuori è stato testimoniato Genndy Hiroshima costantemente da fotografie e riprese. Il culto della personalità nel mondo della guerra. Immagini che avrebbero dovuto elogiare i vincitori hanno finito per incastrare gli sconfitti. Non è quindi un caso se la trasformazione di Akira Fudo in Uomo Diavolo viene ripresa e trasmessa in televisione per mettergli contro l'intero Giappone. Ma Devilman VI? Nella determinazione tra uomo e diavolo, Dio esiste, ma non è benevolo. Non è nemmeno antico testamentario. Appare più come una creatura senziente ma imperscrutabile. Cosa significa evolvere? Progredire verso un nuovo standard per poi ricominciare da capo il processo. E se questo incedere ci portasse al fallimento come specie? Questa è la domanda silenziosa e implacabile che Ken Ishikawa pone ai lettori di Get a Robot. Get a Robot? Sono un po' confuso. Cioè, ci mancherebbe, sono gusti, però... Get a Robot? Sopra Devilman? No, ci credo che l'ha sempre elogiato, e non dico mica che sta facendo finta, ci mancherebbe. Però non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, Get a Robot. Sopra Devilman, poi, nel senso... Magari io non l'ho capito, Get a Robot. I mecha di Nagai partono dal presupposto che tale potere, quello robotico, può portare questo. Il mondo alla rovina oppure salvarlo dalle tenebre. Le armi, in quanto tali, non sono cattive, sono degli strumenti che servono a combattere per la propria libertà. Se quel tratto tondeggiante facesse posto a intricati pattern tecno-organici, allora in quel caso avremmo Get a Robot.
Gettar è 1 e... Io la sto ascoltando Itachi, comunque non è che sto criticando la posizione, nel senso ci sta assolutamente. Dico, io a livello personale non ce l'avrei mai messo, però dipende. Ma non è così chiobbe, non è il fatto di un mecha in quarta posizione, perché alla fine anche Evangelion può essere messo nei mecha e è un capolavoro. Questa top è palesemente troll, a breve domenica farò una reaction alla top show di Caverna e poi farò uscire quella vera. Nella storia italiana il patricidio non è contemplato. Infatti i racconti del nostro popolo sono fratricidi, come quello di Romolo e Remo. Eppure, secondo Freud, il nemico di ogni figlio è il padre e questo istinto va assecondato. Le aspettative di un genitore nei confronti di un figlio sono sempre altissime, soprattutto quando si ha un'estrema fiducia nelle capacità della prole. Ed è da questo ricatto emotivo che comincia Hunter x Hunter di Yoshiro Togashi. Jing è un hunter, è un... Ecco, vabbè, qui voi sapete che io non sono assolutamente d'accordo a mettere i manga ancora in corso nelle top, quindi questo non ci starebbe, per esempio. Il racconto è stratificato, con regole ferree a cui nemmeno il narratore onnisciente può sfuggire. C'è da dire che Togashi ha un'ottima mira e spara le sue cartucce a lunga gittata, centrando sempre nel segno. In un mondo dove tutto può accadere, compresa la sconfitta del protagonista... Cioè, a questo punto, boh, preferivo metterci Yu degli Spettri, capito? Ogni tassello di Hunter x Hunter è posizionato correttamente, eppure nel posto sbagliato. Per gli antichi greci, la retorica era l'arte di comunicare, persuadere attraverso la parola. E l'oratoria, cioè l'arte di parlare in pubblico, era un'abilità fondamentale. Immaginate di traslare questa tecnica nei manga e di chiamarla improvvisazione. Per quanto tempo sareste in grado di portare avanti una storia senza averne le fondamenta? Forse un anno, due se siete bravi. Ma per andare avanti 10 anni improvvisando, bisogna essere dei geni. E Akira Toriyama certamente lo era. La sua arte nasceva dal movimento, incantato dalla Disney come Tezuka. Tramuta lo statico disegno in puro dinamismo, ispirandosi al cinema wuxia di Jackie Chan. Pagine cariche di emozione ed energia anche nei momenti più rilassati. Chiobbe dice, secondo me ha fatto una top che si può criticare tanto con le sue stesse critiche che ha fatto alle altre top. Ma guarda Chiobbe, secondo me qualsiasi cosa si può criticare. Niente è esente da critiche, quindi... Top 10 paurosa. Io non l'ho amata tanto per ora Snaghe DFN perché abbiamo dei gusti abbastanza diversi io e Caverna, però sicuramente è una ottima top da parte sua a livello di costruzione della top, di esposizione, di tutto quanto, sì. Però per quanto riguarda i miei gusti non è una top che amo assolutamente. Sì, Montas è ancora in corso, Jojo, ma anche Hunter x Hunter è ancora in corso e ce l'ha messo, quindi top mangaka meglio della top di Caverna, non credo però. E quanto è dolce l'oblio quando le pagine si sfogliano con la stessa facilità con cui si respira. Dragon Ball è un racconto ingenuo che ha una potenza visiva ineguagliabile. Un manga che si fa carico di buoni sentimenti e li trasmette con il sorriso di un grande eroe che salverà il mondo anche se solo per caso. Attenzione ragazzi. Posizione numero 1. Un uomo incatenato in una caverna era costretto a guardare le ombre. Caverna di Platone? Ombre di alcuni oggetti, convinto che esse rappresentassero la realtà. Una volta liberato e fuggito dalla prigione, scoprì la verità. La caverna era piena di bugie. Ah, ma quindi c'è proprio Caverna di Platone al primo posto, evidentemente. La realtà era tutt'altra cosa. Splendida, per quanto dolorosa. Tornato nella caverna per Attack on Titan. Attack on Titan. Che ci sta, però l'assenza di Rocky Joe si fa sentire. Di Slam Dunk uguale. Ma guarda Shinji, top sbagliate secondo me non esistono. Esistono top un po' strane. Quella di Caverna sicuramente è una top un po' strana. Che non condividevano la sua idea di libertà. Contestare l'autorità, criticare la società, è responsabilità dei poeti, dei pittori, degli artisti. E non c'è mangaka migliore in questo campo di Hajime Isayama. Attenzione ragazzi, attenzione! Allora ragazzi, io Attack on Titan lo amo alla follia.
e quindi probabilmente ora che hai finito un posto nella top shonen, anche Mia se lo prenderebbe tranquillamente. Però sono le altre posizioni che mi lasciano un po' perplesso, perché vuol dire che Caverna preferisce Death Note a Rocky Joe? Preferisce The Seven Deadly Sins a Slam Dunk? A Full Metal Alchemist? Il suo L'attacco dei giganti, pubblicato su Besatsu Shonen Magazine, ha portato una ventata d'aria fresca nelle riviste per adolescenti. È quello che mi risulta strano. A Genndy Roshi, ma alla Fenice, a Aula alla Deriva, a Beck? Sì, cioè, capito? La fascinazione per il mondo militare, o meglio, per i kamikaze, fa capire subito al lettore qual è il valore più alto a cui puntare. In un Gan Eden biblico, gli uomini vivono all'ombra del regresso, minacciati da mostri mangia uomini. Il racconto di questo manga è tutto incentrato su una serie di reminiscenze, ricordi indotti ed estrema incertezza. La vita è appesa a un filo, ed è difficile scegliere chi è più matto tra chi resta in gabbia e chi esce fuori per farsi mangiare. I protagonisti vivono in un mondo nato corrotto, nel quale è quasi impossibile nascere cristallino, e infatti chi appare come tale muore in fretta. Sì, la posizione di Devil poi mi ha un po' sconcertato, effettivamente. Pensavo fosse molto più alto, cioè, da come conosco Caverna, pensavo che lo amasse molto di più. Questo manga è il pinnacolo della volontà umana, perché l'autore ha saputo imporsi su tutti, dimostrando che avere qualcosa da raccontare è molto più importante che raccontare tanto per farlo. Forse quello che ha raccontato è qualcosa di potenzialmente spaventoso, ma con una semplice idea. Ha dimostrato che anche la più ferrea delle filiere della produzione fumettistica mondiale si può spaccare. Zero manga di piedini, attenzione. Ruba proprio tutto.